Artici Capitale Italiana dei Giovani 2023. Nei tre nomi finalisti c'è grande attesa, grande entusiasmo. Sì, grande entusiasmo. Stiamo vivendo un sogno. Pisticci con Napoli e Bergamo è finalista come città italiana dei giovani 2023. Io voglio ringraziare tutti i comuni della Basilicata, la regione Basilicata nella figura del presidente, la provincia di Matera, tutte le associazioni che hanno sostenuto questa candidatura. Il 21 ci sarà la finale a Pesaro. Vi stiamo vivendo, come dicevo prima, un sogno, speriamo che questo sogno si realizzi. Un messaggio benacurale per la comunità di Pisticci tra i tre nomi a livello nazionale come capitale italiana dei giovani 2023. Sì, anche la provincia di Matera fa il tifo per la città di Pisticci, candidata a diventare città dei giovani. Momento importante che va ad arricchire il lavoro che è stato fatto in questi anni, ma in modo particolare una forza, un'energia che la città di Pisticci attraverso la rete, il collegamento con tutti gli altri comuni può avere attraverso questa importante candidatura e riconoscimento di questo importante ruolo, e quindi forza tutti insieme a tifare Pisticci, città dei giovani. Che cosa auguriamo a questa comunità? Vedere Pisticci finalista come città dei giovani 2023 è sicuramente una grandissima soddisfazione, ma lo è ancora di più vista con delle città di grandi dimensioni e comunque riconosciute a livello nazionale e internazionale quali Bergamo e Napoli. Da pisticcese prima di tutto, nata e cresciuta con la famiglia in questa bellissima comunità, quello che mi auguro è che il paese possa sicuramente avere dei vantaggi da questa nomina e sicuramente tantissime persone possano investire in questo territorio che può offrire tantissimo e va valorizzato. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale che si è spesa in questi anni e che sta investendo sul territorio e soprattutto ai tantissimi giovani che restano a Pisticci e a tutti quelli che invece sono lontani ma con il cuore vivono ancora lì.